Parma che batterà il calcio d'inizio, si va a completare questa quindicesima giornata, settimana questa in cui l'Inter ha avuto anche l'impegno di Coppa Nazionale. Gargano in appoggio per Marchionni, il filtrante pericoloso, attenzione il tiro, il gol del Parma. Attenzione Guarini, palla buona al limite, apertura per Johnny, pronto ad andare al cross, dentro ancora per Guarin, il tiro, cross, Palacio! Il tocco di prima per Guarin, Johnny prova a dettare la profondità, il Jaguaro prova ad andare da solo, cross murato da un avversario, tiene ancora palla, poi se la fa portare via, la recupera Jonathan, attenzione, pronto a guadagnare in fondo, il cross, palla dentro, gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il Trenza! Il Trenza! Bravo Johnny, è 43. Dai ragazzi, il gol di Palacio, il gol dell'1-1. La zampata, qua siamo stati bravi a rubar palla. E allora grande assist di Jonathan, questa volta ci arriva con la porta spalancata Rodrigo Palacio. Un gol classico per Rodrigo che brucia sulla corsa il suo marcatore e mette alle spalle di Mirante che nulla può. E allora andiamo al riposo, comunque arrabbiati perché non si può concedere un tempo. Corner battuto con Cassano che prova a piazzarla a centro aria, va in tuffo plastico Samir Handanovic, a qua recupera al limite, Paletta pronta ad andare a rimettere al centro ancora con Handanovic, ma no! Gol del Parma su clamoroso errore di Handanovic, una palla che stava terminando, chiede scusa, dai dice Zanetti, il gol di Parolo, il gol del 2-1 per il Parma, clamorosa svista di Handanovic, lo rivediamo, l'arbitro fischia alla fine, vedete il cross di Paletta, vuole evitare il calcio d'angolo, va in presa e la palla gli scappa via. Parolo con la porta spalancata mette dentro per il gol del 2-1, tutto in un minuto, il bel gol di Palacio e poi incredibile l'errore di Samir Handanovic che regala il pallone del 2-1 al Parma. Guardate che ingenuità. Allora pausa per noi con il Parma sopra per 2-1. Scambia Alvarez con il cross, Palacio, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol! Questo perché la va a mettere di testa nell'angolino, non ci può fare nulla Mirante in questa occasione, un grandissimo gol di Palacio. Alvarez, attenzione, chiama la palla Palacio, palla dentro l'area di rigore, colpo di testa in appoggio, Guarin carica al destro, sinistro, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol! Due gol in due giornate per Freddy Guarin. Rivediamo la grande giocata di Ricky Alvarez per Palacio che di testa l'appoggia fuori per Guarin, dribbling secco, tiro e c'è il piede di un giocatore del Parma, Paletta penso, ma non è Paletta, è Lucarelli. Apertura sull'esterna per Parolo, il cross che taglia l'area di rigore, questa parte Cassani può andare al controcross, attenzione e pareggia il Parma, ma no ragazzi, ma no, un gol così veramente sagra degli errori. Guardate qua, difesa schierata, il giocatore che arriva anche con il disturbo di un nostro giocatore, nello specifico Cambiasso, che viene anticipato e mette alle spalle di Handanovic, ancora tutto da rifare. L'Inter che esce non battuta, per due volte eravamo sotto ma non siamo stati capaci di gestire il vantaggio in una serata in cui abbiamo commesso veramente troppi errori. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...